Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travata91 e sono qui oggi per parlare dei videogiochi a tema Transformers. Per chi mi sta vedendo per la prima volta o per chi mi segue da poco e quindi non ha potuto spulciare tutti i video che ho fatto, tra l'altro ho superato i 370 iscritti, la cosa mi fa molto piacere. Io sono un grande fan del brand dei Transformers, non parlo solo dei film, ma proprio in generale cartoni, videogiochi e fumetti. Non sono il più grande esperto anche solo d'Italia, però credo di avere una discreta cultura. E cosa è successo? Questo canale per la maggior parte parla di cinema, però ogni tanto volevo infilarci un video dedicato appunto ai Transformers, che ovviamente ho iniziato con ciò che intersecava le due cose, ovvero i film di cui io ho là sopra, li vedete, ecco, indicato col dito, i Blu-ray. E quindi appunto ho realizzato le cosiddette recensioni nerd, ovvero non parlavo dei film in quanto film, quindi non parlavo di regia, recitazione, sceneggiatura, eccetera, eccetera, ma dicevo quali aspetti del brand dei Transformers erano stati mantenuti, quali erano stati cambiati e quanto il mantenere o il cambiare determinati aspetti mi facesse contento. Troverete in descrizione il link alla playlist di tutti quei video, che non sono 5, sono di più, perché dal terzo in poi ho iniziato anche a dividerli in parti per non fare video eccessivamente lunghi e pesanti. Vi anticipo infatti che sono molto puntigliosi, cioè vado a vedere anche i personaggi singolarmente, e spoilerosi, quindi se non avete visto i film non guardate quei video, a meno che ve ne freghiate degli spoiler. Comunque a me in generale erano anche piaciute molti dei cambiamenti, almeno su carta, però il modo in cui erano stati gestiti non mi sono piaciuti. Ho comprato i Blu-ray solo per affezione al brand e nulla di più. E cosa è successo? Io ho fatto le recensioni di tutti i film, ho fatto quella dell'ultimo Transformers, l'ultimo Cavaliere, 10 giorni dopo la sua uscita, quindi a inizio luglio, ma avevo comunque promesso che avrei fatto altri video a tema Transformers ogni tanto, ogni 3 o 4 mesi, giusto per mantenere viva l'attenzione di coloro che si erano iscritti al mio canale, solo appunto per i video sui Transformers. Quindi a novembre ho fatto un video sulla prima serie animata, di cui vedete la DVD, sono sotto i Blu-ray dei film, e poi appunto avevo promesso che avrei fatto un video a tema videoludico. Saluto tra l'altro e ringrazio in particolare Andrea Marocco e Evronverse02 che me li hanno effettivamente chiesti in più di un'occasione. Non sono stati gli unici, poi ce ne sono stati altri. Purtroppo per vari impegni personali non ho il tempo materiale di andarmi a spulciare tutti i video che ho fatto, perché ne ho fatti effettivamente un bel po', e controllare chi mi aveva chiesto appunto di fare questi video. Comunque mi scuso a coloro che mi hanno chiesto questi video e che non ho nominato, e comunque li saluto e li ringrazio. E appunto finalmente è arrivato il momento, anche se non parlerò di tutti i videogiochi a tema Transformers, ma parlerò soltanto di questi due: Transformers la battaglia di Cybertron e Transformers la caduta di Cybertron. Sia ben chiaro che per questo video valgono le stesse regole che valevano per i film, le ripeto per sicurezza. Numero 1. Spoiler, spoiler, spoiler. Quindi se non conoscete la trama e non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite con la visione di questo video, anche se comunque di enormi colpi di scena questi videogiochi non è che ce li abbiano, quindi non penso vi perdereste granché, ma non si sa mai. Se avete visto i film, io parlavo dei personaggi singolarmente, ma in questo caso posso anche parlare proprio a gruppi, perché su molte cose ci sono le stesse cose da dire, quindi farli uno per volta non ha molto senso. E soprattutto, che sia ben chiaro, prima che iniziate a tempestarmi di commenti, queste sono recensioni nerd, ovvero non trattano il videogioco in quanto videogioco, ma solo in quanto prodotto Transformer. Quindi non mi sentirete dire cose come: ah no, è ben giocabile, i comandi sono distribuiti bene, o cose di questo tipo. Non so niente di videogiochi, gli unici videogiochi che ho sono appunto quelli a tema Transformers, un paio a tema Godzilla, parlando del PlayStation 3, e basta, quindi non ho assolutamente le competenze. E anche volendo, non è questa la sede, qui si parla appunto del brand dei Transformers, quindi dirò solo se mi è piaciuta la storia e il modo in cui è stato trattato il brand dei Transformers. Quindi per favore nessuno mi venga a dire: ma chi sei tu per parlare dei videogiochi? Io per parlare dei videogiochi, quattro videogiochi, non sono nessuno, però per parlare dei Transformers appunto non sono il più grande esperto né d'Italia né del mondo, ma almeno un minimo di cultura ce l'ho. E detto questo, appunto, partiamo con il primo videogioco: Transformers, la battaglia per Cybertron, uscito nel 2010. Riassumiamo brevemente la trama, ripeto, spoiler, quindi rivelerò anche il finale, siete avvertiti. Allora, siamo su Cybertron, il pianeta natale dei Transformers, e sta infuriando da ormai millenni, se non milioni di anni, la guerra tra i pacifici Autobot e i malvagi Decepticon.
il cui leader Megatron vuole trasformare Cybertron da mondo giusto e pacifico a un regime tirannico e dittatoriale. Per riuscire a conquistare Cybertron e sgominare i suoi avversari, appunto i buoni Autobot, deve però sfruttare un grande potere e quindi trova questa base in condizioni poco, in condizioni tutt'altro che ottimali, che sta orbitando intorno al pianeta e che a quanto pare all'interno dovrebbe contenere il cosiddetto Energon oscuro, ovvero una sorta, cioè la versione malvagia dell'Energon, cioè della forza vitale dei Transformers, che Megatron vuole utilizzare per, appunto, per infettare il pianeta con questa forza e quindi poterlo controllare più agevolmente. La base è però protetta da un gruppo di Transformers guidati da Starscream e Jetfire, il cui compito è impedire che l'Energon oscuro cada in mani sbagliate, dal momento che distruggerlo potrebbe essere un problema vista la sua instabilità. Megatron non dà ascolto a nessuno degli avvertimenti, sgomina qualunque ostacolo gli capiti davanti e si espone infine all'Energon oscuro davanti a uno Starscream che lo deride, come dire, sì, vabbè, adesso muori. Megatron non muore e quindi riesce a incanalare il potere dell'Energon oscuro, con il risultato che Starscream effettivamente si unisce a Megatron perché vuole imparare anche lui a controllare questo enorme potere. Forte quindi appunto della nuova forza, Megatron dà appunto al... infetta anche altri desertico con l'Energon oscuro e tutti si dirigono su Cybertron e come prima mossa abbattono Zeta Prime, il leader degli Autobot, e gli sottraggono l'indicazione per arrivare alla chiave Omega, un dispositivo che dovrebbe garantire l'accesso al nucleo di Cybertron e in tal modo che per far sì che Megatron lo infetti con l'Energon oscuro. Si scopre che la chiave Omega è Omega Supremo, ovvero un gigantesco Transformer che praticamente in termini di dimensioni è per un Transformer normale quello che per noi è Godzilla. Quindi, tuttavia, sebbene sia enorme e fortissimo, Megatron lo riesce ad abbattere e ha accesso al nucleo di Cybertron e lo infonde di Energon oscuro. E questa è la prima parte del gioco dedicata a tutti i Decepticon. La seconda è dedicata tutta agli Autobot, con Bumblebee che informa Optimus del fatto che appunto Zeta Prime è stato sconfitto. Optimus prende temporaneamente il comando in attesa che il Consiglio Supremo degli Autobot elegga un nuovo Prime, comincia a coordinare le difese, scopre da un messaggio che Zeta Prime è ancora vivo e anche se probabilmente è una trappola si fa catturare dai Decepticon per poterlo andare a liberare insieme a un paio di compagni. Ci riesce, purtroppo Zeta spira appena lo hanno, subito dopo che lo hanno liberato perché le ferite erano troppo gravi, in compenso però hanno liberato molti Autobot prigionieri. Optimus viene ufficialmente eletto come nuovo Prime, a questo punto si dirige verso il nucleo di Cybertron insieme ad Ironhide e Warpath, riescono effettivamente dopo una lunga odissea dentro i sotterranei a liberarlo dall'Energon oscuro. Purtroppo però ormai il nucleo è danneggiato e quindi per potersi riattivare adeguatamente deve spegnersi per milioni di anni, rendendo Cybertron inabitabile, e quindi gli Autobot devono iniziare l'evacuazione. Non prima però che il nucleo di Cybertron, che è un computer senziente, abbia dato al neo leader degli Autobot Optimus Prime la matrice del comando, ovvero un frammento dell'energia appunto del nucleo, come a dire, finché quell'energia vive, vive il nucleo di Cybertron e vive lo spirito di Cybertron. Inizia quindi l'evacuazione, ma Megatron ha progettato un gigantesco cannone per distruggere tutte le navi degli Autobot per vendicarsi del fatto che gli hanno mandato all'aria i piani nel nucleo. Tre Autobot volanti, ovvero Silverbolt, A-Raid e Jetfire, vanno a sabotare il cannone, scoprono che è un gigantesco Transformer chiamato Tripticon che ha la forma di un gigantesco dinosauro, riescono ad abbattere i suoi propulsori di volo e a farlo cadere a terra e a quel punto Optimus con l'aiuto di Bumblebee e Ironhide dovrà abbatterlo ed effettivamente ci riesce e il gioco finisce con Optimus che sta facendo costruire l'arca, l'ultimo veicolo che lascerà Cybertron una volta che tutte le evacuazioni saranno completate. Cosa c'è da dire su questo gioco appunto come prodotto Transformers? A livello di trama è relativamente basilare, ovvero Megatron trova il classico MacGuffin, cioè il classico pretesto, ovvero questa fonte energetica sbucata fuori dal nulla, la usa per fare casino finché gli Autobot non lo fermano. Succedeva spessissimo negli episodi appunto della G1, il cartone di cui ho i DVD. L'unica grande differenza è che qui le azioni di Megatron hanno gravi conseguenze. Alla fin fine gli Autobot hanno vinto, ma a caro prezzo, perché Cybertron appunto va abbandonato. Tra parentesi, questa trama lo farebbe sembrare una sorta di prequel appunto della serie animata che iniziava con gli Autobot che lasciavano il pianeta, inseguiti da Decepticon. Ma non è così, è una continuity a parte. In teoria doveva far parte di un enorme contenitore narrativo, una sorta di universo espanso
composto da videogiochi, cartoni, fumetti e chi più ne ha più ne metta, detta Aligned Continuity. Qual è la fregatura? Che l'Hasbro non ha imposto alcun vero controllo sulla continuity e quindi ognuno faceva quello che voleva e quindi ci sono incongruenze tra cartoni e videogiochi, per esempio. Quindi personalmente io conto i videogiochi come una continuity a parte. Tornando appunto alla trama, è piuttosto semplice, ma ci sta anche. Devi avviare comunque una nuova continuity, espansa o meno, lasciamo stare, e quindi è giusto partire da fondamenta solide che sai già. Quindi sei su Cybertron, ci sono i classici personaggi, la trama appunto c'è il classico McGuffin, niente di troppo elaborato, e ci può stare. È un po' un modo per accalappiare i fan, quasi una sorta di enorme operazione nostalgia. E per quanto mi riguarda funziona. Ci sono comunque dei difetti, però secondo me in generale War for la battaglia per Cybertron è un bel videogioco, soprattutto se sei un fan. Un fan ci si diverte tantissimo. Vedi solo i vari design che sono una rielaborazione dei design classici fatta piuttosto bene. A me è piaciuto molto in generale. La grafica, secondo me, è davvero piuttosto efficace, sebbene soprattutto a livello di armi non sia il massimo. Mi piacciono i design dei personaggi e come è disegnato il design di Cybertron, ma soprattutto le armi sono un... cioè non sono niente di che, si potevano fare cose molto più eclatanti da quel punto di vista. E in generale è un gioco molto rispettoso del materiale dei Transformers, per certi versi anche troppo, perché appunto non ci sono vere e proprie novità. Cioè i film effettivamente delle novità le avevano, che ripeto molte mi sarebbero anche piaciute se le avessero gestite meglio. Infatti io l'ho sempre detto, se avessero preso molte delle idee dei film e le avessero sviluppate con la passione che quelli dell'Aimon Studios dimostrano per i Transformers, i film sarebbero stati molto molto ma molto meglio. Se vogliamo giudicare comunque il videogioco come divertissement, ci può stare benissimo. Cioè onestamente mi diverto molto a giocarci, ma il po' che non lo faccio mi sono giusto andato a ripassare qualcosa su internet di trama e tutto per arrivare un po' fresco di mente. Però comunque io non mi sento di lamentarmi di niente, di cioè particolarmente di ciò che è stato fatto. Ecco, unica cosa, ogni personaggio ha delle abilità speciali, come scelte appunto, come è tipico dei Transformers, ma le hanno dovute un po' piegare alle esigenze del videogioco, quindi lì non è che siano molto coerenti. Questa cosa si vedrà soprattutto anche nel successivo, alla battaglia di Cybertron ci arriveremo, però insomma, da quel punto di vista non è il massimo. Però capisco che per esigenze di videogioco uno non è che potessero essere fedelissimi. Parlando dei personaggi, seguono tutti la loro caratterizzazione che avevano nei prodotti più canonici, ridotta qui in molti dei casi a delle macchiette, ma per il semplice fatto che non c'era molto tempo per svilupparli, anche essendo un videogioco comunque sono molti personaggi. Però quel poco che si vede comunque rispecchia le effettive caratterizzazioni e quindi mi va piuttosto bene. Ho apprezzato in particolare la caratterizzazione di Optimus, che a mio avviso è quella che andrebbe usata in generale nei prodotti attuali, nel senso che all'inizio Optimus appariva come il leader formato, saggio, anziano, un po' un Albus Silente, per fare un esempio con la saga di Harry Potter, l'avevo già detto anche in video precedenti. Però andando avanti questa cosa non regge più, ti sembra troppo perfetto, è più difficile identificarsi e quindi forse sarebbe meglio ricorrere più a rendere Optimus Prime l'Harry Potter della situazione, ovvero l'eroe in formazione. Però appunto per i fan di vecchia data la cosa potrebbe risultare un po' strana, perché appunto non è così che abbiamo conosciuto Optimus all'inizio. Qui si raggiunge secondo me il compromesso migliore, ovvero Optimus è già un eroe di guerra, perché comunque anche quando lui nella prigione sta liberando gli Autobot, ci sono, sapete, no, quei classici dialoghi che si ripetono ogni tot e sono preimpostati nei videogiochi, che continuano a dire quello è il grande Optimus, possiamo fidarci di Optimus, quindi è uno che ha già un po' di esperienza, ma non è ancora il leader, lo diventa appunto in questo gioco, e tra l'altro si vede che è un po' restio, non si sente degno, quindi ha delle incertezze. Ed è la miglior caratterizzazione che si possa dare di Optimus, qualcuno che ha delle grandi potenzialità ma ha ancora delle riserve su se stesso, si mette in dubbio e quindi dovrà appunto liberarsi un po' di questi suoi timori. Mi piace, secondo me è la scelta giusta da fare. Su Megatron è il classico personaggio stronzo, cattivo, forte, arrogante, che siamo abituati a conoscere, quindi lì niente da dire in particolare. E in generale di tutti gli altri personaggi appunto sono contento, sono piuttosto fedeli alla loro controparte, appunto forse troppo. Il problema di questo film, di questo videogioco, è che grandi novità al brand non è che ne porti. È un videogioco che si fa notare soprattutto per una grande quantità di fanservice, che però non posso negare di aver amato.
giusto un paio di citazioni. A un certo punto viene nominato il saluto universale dei Transformers, introdotto nel film dell'86. Ba, Whip, Grana, Whip, Nini, Pon. L'Autobot Silverbolt, che è il leader degli Autobot volanti, gli Aerialbot, che appunto devono intrufolarsi nel cannone che poi si scopre essere Tripticon, viene detto a un certo punto in un dialogo che soffre di vertigini. Ed è vero, Silverbolt è l'Autobot che soffre di vertigini, e io l'ho sempre amato per questa, cioè un Autobot volante che soffre di vertigini. Cioè, ma quanto è figa sta cosa! E tra l'altro lui è stato nominato leader del gruppo proprio perché Optimus diceva: ma magari finché ti preoccupi degli altri Autobot non pensi alle tue vertigini. E la cosa funziona, io adoro Silverbolt, devo dire, se dipendesse da me sarebbe lui il successore di Optimus Prime nella linea di comando degli Autobot. E mi ha fatto quindi piacere rivederlo. Starscream è sempre il solito, anche qui arrogante che continua a dire: io un giorno sconfiggerò Megatron. Sì, come no, ci sono i suoi due scagnozzi Thundercracker e Skywarp, anche qui piuttosto macchiettistici ma fedeli alle loro controparti, e quindi siamo sempre lì. Non c'è tantissimo appunto da dire su questo videogioco, perché in generale sono quelle note caratteristiche che si ripetono. Quindi War for Cybertron è un gioco che mi sento di promuovere, non gli darei più di 7, eventualmente ovviamente come prodotto Transformer, però devo dire che sono rimasto molto soddisfatto e mi sono molto divertito a giocarci. Passiamo ora al seguito, uscito nel 2012, Transformers: La caduta di Cybertron. Allora, la trama. Cybertron ormai sta per cadere definitivamente a pezzi, stanno andando avanti l'operazione di evacuazione, ormai restano soltanto gli Autobot che dovranno prendere l'arca e poi potranno andarsene. Purtroppo però i Decepticon non sono intenzionati a lasciarli partire e quindi cercano con un ultimo massiccio attacco di impedire agli Autobot di partire con l'arca. La situazione è disperata e pur di evitare che l'arca venga distrutta devono deviare l'Energon, che dovrebbe in teoria alimentare l'arca, all'interno degli armamenti della città di Ayako, la capitale degli Autobot, per poter appunto attivare le difese e poter così distruggere le armi d'assalto Decepticon. Ci riescono e si scopre che l'armamentario appunto di Ayako può trasformarsi in un gigantesco Transformer chiamato Metroplex. Con l'aiuto di Metroplex, Optimus Prime riesce effettivamente a respingere Deserticon, e addirittura a un certo punto Metroplex con tre pugni riesce ad abbattere Megatron, proprio lo schiaccia, boom boom boom, e sembra quindi che il leader dei Deserticon sia bello che è andato al creatore. Starscream a questo punto si proclama nuovo leader dei Deserticon e per gli Autobot sembra mettersi bene, se non fosse che per riattivare Metroplex l'Energon ciao ciao è andato, e quindi ora bisogna trovarne dell'altro. C'è un settore tuttavia da cui è scomparso il loro leader, quello che doveva controllare la situazione, è scomparso, ovvero Grimlock. Viene quindi mandato l'Autobot Cliffjumper a investigare, e anche l'Autobot Jazz, e controllano e scoprono che in quel settore lì, cioè, il Grimlock e la sua squadra sono scomparsi, però in quel settore c'è un gigantesco lago di Energon puro, l'ultimo rimasto di Cybertron, e quindi subito bisogna organizzare delle operazioni. E anche i Decepticon lo scoprono e quindi bisogna andare a fermare gli Autobot. Starscream ha tutto un suo piano che però è destinato a fallire, e quindi il gruppo dei Combacticons, questi 5 Decepticon d'assalto, fanno di testa loro e cercano di prendere il convoglio. Ci riescono effettivamente, solo che metà dell'Energon va a quel paese, e Starscream per questo li fa arrestare, nonostante Onslaught, il leader dei Combatticon, gli dicano: guarda che se non era per noi l'avrebbero preso tutto, la mia squadra ha salvato una missione che tu hai compromesso fin dall'inizio. Starscream li fa arrestare e via. Nel frattempo Soundwave che cosa fa? Recupera i resti di Megatron e riesce a riattivarlo anche grazie all'Energon oscuro, che ormai dal pianeta è scomparso, però effettivamente c'è ancora qualche riserva che scorre nel leader stesso dei Decepticon. Quindi Megatron si riprende con un nuovo look, tra l'altro anche Optimus Prime qui ha un nuovo look, ma non c'è spiegato in quel caso come l'abbia ottenuto. Comunque Megatron riprende immediatamente il comando detronizzando Starscream, che è costretto a filarsela, e poi va a recuperare i resti di Tripticon, ma non per ripararlo come sembra, perché Tripticon sì è mezzo distrutto ma è ancora in minimo funzionante, ma per convertirlo nell'astronave d'assalto dei Decepticon Nemesis. A questo punto quindi i Decepticon hanno una nave per poter contrattaccare gli Autobot. Nel frattempo Starscream, per prendersi la sua vendetta su Megatron, si intruffa nel laboratorio dello scienziato Deserticon Shockwave, perché sa che sta conducendo alcuni esperimenti, ed effettivamente ne trova uno che è Grimlock, l'Autobot appunto scomparso dal settore in cui hanno trovato il lago di Energon.
Starscream libera Grimlock sperando di ottenere un'alleanza, ma Grimlock si rifiuta categoricamente e quindi libera prima se stesso e poi va a cercare i suoi quattro compagni. Ne troverà solo tre perché purtroppo uno di loro è morto durante l'assalto in cui sono stati catturati. Quello è successo però che Shockwave ha utilizzato il DNA preso dalle forme di vita, delle forme di vita di un pianeta lontano da Cybertron che stanno studiando, che è la Terra, in realtà la Terra preistorica, e tramite quelle informazioni genetiche ha ritrasformato questi quattro Autobot in quattro dinosauri, in quattro Transformer che anziché veicoli diventano dinosauri metallici, ovvero i Dinobot. I Dinobot appunto si ribellano a Shockwave, distruggono i suoi alleati, che tra l'altro sono gli Insecticons, ovvero questi Transformers che diventano insetti che sono stati scoperti nei sotterranei di Cybertron. E infine Grimlock affronta Shockwave e lo sconfigge strappandogli un braccio, mentre lui stava lavorando a un enorme ponte spaziale che dovrebbe appunto portare gli Eserticon su questo pianeta, cioè la Terra, che è ricco appunto di risorse energetiche, quindi il primo che ci arriva potrà effettivamente riuscire a vincere la guerra. Grimlock, prima di distruggere, di affrontare Shockwave, riesce ad avvisare Optimus. La base di Shockwave sembra esplodere e non si sa che fine faccia Grimlock. E nel frattempo però gli Eserticon sono pronti a partire, gli Autobot invece sono ancora a secco di Energon e quindi sembra che non ci sia più nulla da fare. A questo punto Metroplex si offre coraggiosamente il proprio Energon, sostanzialmente dà la propria energia vitale all'Arca, che quindi Metroplex muore eroicamente con Optimus che promette che il suo sacrificio non resterà vano, e quindi gli Autobot ora possono dirigersi anche loro verso il portale. Che vengono, però la Nemesis li assalta, parte un attacco, c'è un duello, Bumblebee viene ferito molto gravemente per salvare Optimus che rischiava di essere colpito da Megatron, parte un duello mortale in cui effettivamente i due si feriscono molto gravemente, ma prima che uno dei due possa finire l'altro, gli Autobot e Deserticon vengono risucchiati all'interno del portale e non si sa che fine facciano, e il gioco finisce così. Allora, cosa c'è da dire su questo gioco in termini di prodotto Transformers? Molto meglio di War for Cybertron. Tutto quello che funzionava poco in quel gioco viene qui migliorato. La grafica è migliorata moltissimo, l'atmosfera è molto più bellica, ci sono molti più edifici distrutti, navighi in mezzo alle macerie di Cybertron. Veramente l'atmosfera è la cosa, secondo me, migliore di questo gioco, veramente stupenda. L'arco narrativo anche qui non sarà originalissimo, ma comunque offre già qualche spunto in più. In particolare abbiamo appunto i Dinobot, con quella che, lo dissi già nelle recensioni nerd dei film, è la loro origine migliore, ovvero degli Autobot trasformati in dinosauri da Shockwave, che qui è proprio uno scienziato pazzo. Tra l'altro qui Shockwave, lasciatemelo dire, è perfetto, compie delle azioni bastardissime ma continua a parlare con un tono pacato e logico, lasciando intendere che non ha emozioni. Veramente un cattivo fantastico. Devo dire che in questo gioco l'ho preferito a Megatron come cattivo, perché Megatron è il classico io sono grosso, io sono brutto, cattivo, distruggo tutto. Shockwave, con questo suo essere cinico, logico, metodico e senza emozioni, veramente secondo me è fantastico. Vabbè, Grimlock che gli stacca un braccio con un morso, che noi fan già sappiamo che poi se lo rimpiazzerà con un cannone al plasma, niente, proprio fantastico. Le citazioni qui sono aumentate, ci sono una marea di easter egg. Ho apprezzato moltissimo il fatto che abbiano messo i registri di guerra, ovvero intanto ci sono queste specie di nastri che se tu li prendi e li ascolti scopri appunto, se senti cose tipo ad esempio Cybertron sta cadendo a pezzi, dà molto l'idea di registri di guerra e appunto di come la situazione stia andando sempre peggio. Scopriamo anche il destino di Omega Supreme, che era stato liberato da Optimus e compagni mentre andavano nelle viscere di Cybertron. Sembrava che Ratchet lo potesse curare, ma ahimè l'Energon Oscuro ormai l'aveva troppo infettato e quindi è entrato in stasi pure lui, quindi a quanto pare morto. Come a quanto pare anche il povero Metroplex, non c'è proprio, gli Autobot giganteschi qui proprio non riescono a cavarsela. Tra l'altro bellissimo il sacrificio appunto di Metroplex, colui che prima di ispirare guarda l'Arca e dice "Kill all are one", finché tutti sono uno, che è il grande motto degli Autobot, e niente, lì strappa cuore. Ripeto, gli easter egg sono una marea, non ne elenco giusto qualcuno, come nei titoli di coda la canzone è You Got the Touch, canzone che si è sentita nel film dell'86 mentre Optimus Prime e Megatron si scontravano nel loro duello finale, quindi solo quello batti cuore. C'è una piccola zona che se la trovi mentre stai giocando come Starscream, c'è la corona che lui si mise
quando nel film dell'86 sembrava che Megatron fosse sconfitto, lui si era fatto mettere questa assurda corona e niente, vederlo con quella corona è bellissimo, una citazione che io non ho potuto non amare. Anche quando Megatron arriva a detronizzarlo, ricorda la scena del sempre del film dell'86 in cui lui è trasformato in Galvatron, quando a detronizzare Starscream. Ma niente, le citazioni proprio si... tipo a un certo punto c'è uno degli Insecticon che viene spiaccicato da una porta che si sfonda e sopra c'è il triceratopo Slug che guarda gli Insecticon e gli fa oh scusami. Altra citazione a film dell'86, veramente una marea, ce ne sono tantissime, chi di voi se ne ricorda altre le scriva nei commenti, perché veramente sono l'amore da questo punto di vista. Appunto, però, gli spunti interessanti ci sono, come appunto il fatto che qui siamo molto più indietro nel tempo rispetto al gioco. Se ci sono ancora i dinosauri, siamo 65 milioni di anni fa. Abbiamo appunto i Dinobot, gli Insecticons, qui sono stati un po' rielaborati e mi piace quello che è stato fatto. I personaggi, anche quelli meno caratterizzati, continuano ad essere fedeli a loro stessi. Abbiamo qui, tra l'altro, l'introduzione dello scienziato Autobot Perceptor, che funziona benissimo. Ho adorato i Combatticon, il loro sconfitto con Starscream mostra come comunque i Deserticon non siano tutti personaggi piattissimi, tutti cattivi, uniti dallo stronzismo, ma anche fra di loro ci sono lotte interne, c'è anche comunque possibilità di collaborazione. A me vedere i Combatticon collaborare è piaciuto, sono veramente un team terribile, inarrestabile. In 5 hanno sabotato un gigantesco convoglio Autobot, veramente sono una forza combattiva assurda, e non solo quando si uniscono in Bruticus, che tra l'altro è bellissimo poterci giocare, veramente veramente stupendo. Nonostante in generale abbia preferito Shockwave, ho adorato Megatron nel momento in cui trasforma Triptico nella Nemesis. Qui si vede proprio la spietatezza di Megatron, gli dice tu sei enorme ma non sei riuscito a sconfiggere gli Autobot, mi hai deluso e quindi ora ti convertirò in astronave. Ora non so se faranno mai un seguito di questo gioco, sembra purtroppo di no, ma se si fosse andato avanti, a me sarebbe piaciuto un casino che a un certo punto Tripticon fosse riuscito a riacquistare coscienza, la Nemesis si fosse appunto trasformata in lui e lui si fosse, diciamo, redento perché è incazzato con Megatron. Magari sarebbe stato lui stesso a distruggerlo, o comunque avrebbe contribuito molto a farlo. Secondo me sarebbe stato uno spunto di trama molto interessante. È migliorato moltissimo il design delle armi, non era granché, ripeto, in War for Cybertron, qui sono veramente armi bellissime, poi molto variegate, poi vabbè, c'erano quelle che usavo più spesso di altre, ma veramente secondo me hanno fatto un ottimo lavoro anche qui. Ah, in generale in entrambi i giochi sono tutte armi, cioè semplicemente il braccio si trasforma nell'arma specifica, non c'è ogni Autobot con un'arma specifica, ogni Transformer con un'arma specifica. Questo un po' mi dispiace appunto per questioni nerd, ma per questione di videogioco è assolutamente comprensibile. Anche il fatto che abbiano fatto un casino con le abilità tipo Cliff Jumper, che può rendersi invisibile. L'abilità di Cliff Jumper è il gas vetrificante, ovvero questo gas che a contatto col metallo lo rende fragile come il vetro. C'è tra l'altro come arma nel gioco, ma effettivamente io ho provato a utilizzarla e non ci sono mai riuscito bene, quindi in realtà, sebbene sia una stronzata a livello nerd, a livello di gioco è comprensibilissima e quindi ne sono assolutamente favorevole. In definitiva, che cosa posso dire? A livello di continuity direi che siamo di fronte a una di quelle che più mi ha soddisfatto degli ultimi tempi. Breve discorso sulle trasformazioni, che di solito era quello che affrontavo per primo, in questo caso ironicamente l'ho lasciato per ultimo. Non sono proprio il massimo, ma per il semplice fatto che sono proprio un flash, una macchia, non è neanche il tempo di analizzarle bene, ma ci sta, siamo in uno scontro, stare lì a vederle non avrebbe funzionato granché, quindi le trasformazioni non sono il massimo, ma comprendo il motivo della scelta. Una nota sul doppiaggio: War for Cybertron è doppiato in italiano, mentre La caduta di Cybertron è sottotitolato in italiano. Io non concordo con la scelta dei sottotitoli, avrei preferito il doppiaggio. Vi spiego il perché. Perché se sono i filmati di narrazione va bene, ma se sto giocando e sotto e qualcuno dice qualcosa, io non essendo un videogiocatore esperto non riesco a leggere e sparare allo stesso tempo, non riesco a fare le due cose contemporaneamente, quindi i dialoghi interamissione me le perdo, ok, che spesso e volentieri sono solo frasi di circostanza, però mi dà un pochino fastidio. Quindi io personalmente, per quanto mi piaccia sentire Peter Cullen che doppia Optimus Prime, avrei preferito onestamente il doppiaggio italiano, anche perché comunque qui in italiano Optimus Prime è doppiato da Marco Balzarotti, che è il doppiatore
di Batman e cartoni animati, di Sirio il Dragone, giusto per dirne un paio, e tanti altri personaggi, insomma un doppiatore coi controcavoli, e io onestamente come voce di Optimus la ritengo perfetta, diversissima da quella di Peter Cullen, ma ugualmente adatta per il personaggio. Una piccola cosa a livello di gioco, il mio livello preferito ovviamente è quello di Grimlock, in cui posso essere Grimlock, che tra l'altro si intitola Grimlock Spacca, bella citazione ad Hulk, perché dai, cioè essere un Dinobot che distrugge tutto è fantastico. Purtroppo non ti puoi trasformare sempre, cioè devi riempire una determinata barra per poter trasformare Grimlock, perché si sono resi conto che se no non c'era gusto, diventavi Grimlock e maciullavi qualunque cosa, o con i denti o con la coda o semplicemente col fuoco, perché qui Grimlock può sputare fuoco, quindi niente. Comunque è un livello bellissimo, poi appunto ci sono i Dinobot, e i Dinobot per quel che mi riguarda funzionano sempre, sono i Transformers più fighi mai fatti. Per il resto appunto non ho molto altro da dire, ripeto, analizzare i personaggi nello specifico non avrebbe tantissimo senso, perché a parte un paio di cose, le altre sono caratterizzazioni di superficie, comunque tutte efficacissime, quindi non posso fare altro che comunque fare i complimenti e quindi promuovere con un bel 8, anzi 8,5, la caduta di Cybertron. Ora, non esiste un seguito che io sappia di Fall of Cybertron, tuttavia esiste questo. Il videogioco di Transformers, l'era dell'estinzione, Transformers The Dark Spark. Ora, cosa c'entra? C'entra perché metà del gioco, qui non c'è una continuity, ce ne sono due, è ambientato in due universi paralleli, dove c'è questa Spark oscura, ovvero la versione cattiva della matrice del comando. Ora, dopo l'energone oscuro, anche la Spark oscura sembra dir poco ridicolo. Tuttavia qui ti danno una bella spiegazione. Semplicemente, la terza legge di Newton. Per ogni forza ce n'è una uguale e contraria. Quindi, come l'energon all'anti-energon, cioè l'energon oscuro, così come per la matrice del comando deve esserci l'anti-matrice del comando, la Spark oscura. Bella, effettivamente è una spiegazione semplice ma efficacissima che rimuove la lamentela su che cazzo di senso ha l'energon oscuro. Perfetto. Sostanzialmente dove la matrice del comando dona saggezza a chi la possiede, la Spark oscura permette di sottomettere a sé o gli altri o addirittura il tempo e lo spazio. Infatti qui ci sono due linee nella linea narrativa dedicata al film, il cattivo di turno la vuole usare per viaggiare nel tempo, ma qui ne parlerò magari in un'altra sede. Invece nella linea narrativa dedicata al Fall, appunto ai giochi di continuity con gli Egmo Studios, abbiamo Megatron che vuole usarla per resuscitare Decepticon morti e trasformarli in zombie legati al suo volere, e addirittura farlo con gli Autobot, con i Transformers viventi, perché la Spark oscura appunto ha effetti sul libero arbitrio. Su questo gioco non è che ci sia tanto da dire, i personaggi sono sempre quelli, magari puoi usare dei personaggi diversi ma siamo sempre lì, puoi usare Shockwave in questo caso, ecco, è un midquel, cioè ambientato prima della caduta di Cybertron, infatti qui ti mostra Shockwave che affronta i capi degli insetti, così sconfiggendoli li sottomette al proprio volere, quindi hai la possibilità di usare Shockwave che non avevi nel gioco precedente, almeno nella modalità giocatore singolo, e quindi questa cosa mi è piaciuta. Per il resto è esattamente come Fall for Cybertron, con i registi audio, con l'atmosfera bellica che ci sta benissimo, col grande rispetto dei personaggi, citazioni, easter egg, insomma nulla altro da dire, sono a dir poco soddisfatto di questi videogiochi. E mi dispiace che a quanto pare non ne faranno altri. Se qualcuno di voi ha delle informazioni, magari uno che è un po' più addentro in generale nei videogiochi, me lo faccia sapere, sarei molto contento di questo. Detto questo, direi che posso chiudere questa mia disamina sui videogiochi dell'Aimon Studios, o almeno quelli che avevano una continuity non legata ai film. Chiudo mostrandovi l'Optimus Prime, la mia action figure dell'Optimus Prime della caduta di Cybertron. Quella di Jazz, che non mi piace tanto, cioè figa a livello di aspetto, ma a livello di mobilità fa un pochino cagare, però adoro il personaggio di Jazz, quindi sono contento di averla. E poi quella che è stata la mia prima action figure dei Transformers, Soundwave, o meglio Sound Blaster, che cioè sarebbe Soundwave ma con un colore diverso, perché Soundwave è blu mentre questo è grigio, no? E in più qui c'è Buzzsaw, il repaint di Laserbeak. Laserbeak è rosso, Buzzsaw è giallo. Tra l'altro adoro la trasformazione di Laserbeak, perché diventa questo dischettino e qui c'è il pulsantino, se tu premi si aprono le ali e poi si apre uovo, visto? È bellissima, la adoro. Poi si infila qui dentro, se tu tiri indietro poi puoi infilare qui dentro, l'ho trasformato in dischetto, che in originale diventava, nella serie originale diventavano delle cassette a nastro, ovviamente ora non ci sono più, e quindi farli rotondi come se fossero delle sorte di DVD o dei CD iperspessi, direi che era la scelta migliore anche qui.
E niente, appunto, ve li volevo far vedere così per curiosità, per divertimento. Detto questo, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi e condividete. Lo so che appunto non sono andato a sviscerare ogni personaggio, ma bene o male valevano un po' le stesse cose per tutti, quindi non ho ritenuto necessario dover fare singolo per singolo. Invece con i film, con il fatto che alcuni fossero simili, altri no, veniva più spontaneo parlarne singolarmente. Quindi detto questo, appunto, ci vedremo a un prossimo video. Vedrò cosa fare come prossimo video a tema Transformers. Comunque uscirà. Adesso è maggio, quindi mi sa che uscirà almeno a giugno o anche a luglio, se esageriamo con le tempistiche. Però, appunto, questo è soprattutto un canale di cinema. I video di Transformers li faccio volentieri, ma ogni tanto. E quindi vi saluto. Beh, come saluto sempre alla fine di questi video, con il saluto universale. Ba whip grana, whip nini pon.